Oh, te va, che bel pianettino. Ma chi si è scoperto? Bastardo, il vento come al solito rompe i coglioni. Ma che cavolo? Che cavolo c'è qua sotto, scusa? Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Ma non puoi lasciarla per terra una moto così, ma scusa! Vabbè, io non perdo tempo. Vaffanculo. Aspetta che mi suona. Sì, dimmi. Aspetta, aspetta che non ti sento. Red Bull? C'è un evento di enduro sul Monte Abetone questo weekend. E che cazzo aspettavate a dirmelo? Cade giusto a pennello. Appena rubato la moto, posso venire? Cavolo di sogno fatto ieri sera. Ma dove cavolo sono? Cos'è sto rumore? Ma che cazzo? Cos'è? Ma che cavolo era? Ciao. Ma che cazzo? Buongiorno ragazzi! Io mi sto strozzando con questa cesta improvvisata! Aspettate! Aspetta! Welcome to Jurassic Park. Siamo chiusi in quella stanza da mezz'ora al buio. Non era un sogno, ragazzi. Anzi, in realtà è un po' un sogno essere qui. Siamo a Red Bull Abeston, tappa del campionato del mondo di hard enduro. Ivo, spiegaci che cos'è l'hard enduro. Andare in moto nei boschi su sentieri scassati e rotti è enduro. Okay. Hard è più rotti. Se tu hai una salita, se hai la salita tale abbastanza da poterti capottare all'indietro, quello si chiama hard enduro. Però ci aggiungono anche i sassi. Direte, ma perché c'è il KTM, mica c'avevi l'Husqvarna? I ragazzi di Husqvarna volevano darmi l'Husqvarna, purtroppo in questo periodo non ne avevano disponibili. E quindi mi hanno detto, noi vogliamo che vai a Red Bull Abeston. Abbiamo un K, e io gli ho detto, la butti. Che cazzo butti? Quindi mi hanno dato questo bel KTM 152 tempi. PS, non iniziate a scrivere, oh, di cambiargli lo scarico, cambiargli questo, non mettere la targa. La moto non è mia, me l'ha prestata KTM per fare questo video, quindi non la posso modificare, ragazzi, ok? L'evento è suddiviso su due giorni. Oggi sabato ci sono qualifiche, prove. Domani, ragazzi, non scherzano un cazzo e fanno veramente delle robe senza senso. Però mi sono portato dietro il buon Ivo, perché il buon Ivo ha fatto enduro da più piccolo. E i ragazzi Red Bull mi hanno detto, vieni a vedere l'evento, ma tu devi anche provarlo il percorso. Io gli ho detto, ma che cazzo stai dicendo? Ma sei... Oggi, finito le qualifiche, andiamo a provare subito un percorso. Però mi hanno detto che è fattibile, quindi... Vediamo cosa vuol dire fattibile per... Scusi buon uomo, ma l'ingresso è da questa parte. Sì. Perché ho ritirato ieri la moto dal concessionario. Non so dove devo andare. Ragazzi, basta fargli scemi. Vediamo com'è questo Red Bull Abeston. Iniziamo male qua. È già difficile questo pezzo. Ivo se n'è già andato. Già all'inizio mi ha messo a dura prova, Ivo. Mica deve essere semplice questo pezzo. Era troppo alto, non ci toccavo. Abbiamo capito che oggi si ride. Dobbiamo sporcare le moto. Madonna! Nel fango subito. Sì, ma è difficilissimo. Incastrato. Ah! Ti devo dire. Vi devo dire. Come cazzo la faccio scendere da qua? Ma non voglio grattare la marmitta subito. Posso andare? Facciamo girare un po' il motore, che tanto sul percorso non lo facciamo girare. Ma no, l'avevano vendita come facile, quello non è facile. Oh, madonna, anche qua. Sì, vabbè, ma dai. Sì, che
Vuoi che provo a partire da qua? Come prova? Ti aiuto. È andato! Ciao! Io faccio da solo! 3. Ok, Ivo, abbiamo fatto i primi 100 metri. Ma neanche. Oh, ragazzi, è stato un piacere, ci vediamo al prossimo video. Ok, c'è un pezzettino di discesa. Qua più downhill, quindi vediamo. Minchia, comunque è bello ripido anche qua, eh. E poi non è tanto simile al downhill comunque, eh. Ridendo e scorreggiando. Ostia figa, che buco c'è. Ma vaffanculo, va. Porco zio. Ma casissimo. Cioè, sono andato talmente piano che sto in... Ah, è anche vero che noi non l'abbiamo mai fatto, quindi vabbè, siamo proprio neofiti. È come dire che uno viene a fare i primi salti del joyride, o anche solo quelli più piccoli, quando c'è il joyride. Mamma mia, quanto cazzo sono appeso! Sono l'alboreto nel DH qua, praticamente. Un canale! I canali sono capaci di farli. Madonna, incredibile, campione, ce l'ho fatta. Se quella gli sembrava impegnativa, porca puttana. Ostia. Eccola, porca. L'enduro è lo sport delle bestemmie. Dio. Ma di... Ma di... ma porca... Dai, ma non va su! Dai, Dio! No, non andare giù! Help! Minchia, alla faccia di cappa. Questa te la filmo anche perché voglio vedere. Tato! 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 Oh, che nervoso. Tato! E ste... Ok, qua dovrebbe essere il nostro pane, che è discesa. 2 seconds later. Oh! Shit! Cappottone! Guarda qui, lo vedi questo stronzo? Non l'avevo visto? Sono impuntato secco. OTB, eh? Scusa, K, non volevo farti così male. Ma è là che avevo appena detto, la discesa è il nostro pane. Tom, cappottato in avanti. Povera moto, poverina sul sasso. Ok, qua posso girarla. Dai, figa, che nervi. Se c'era Pacchi godeva. Minchia, che merda di passaggio. Minchia, sei in piedi questa, oh. Oh, sentilo che arriva. Sentilo che arriva. Vai, vai. È in god mode, è meglio non fermarlo. Braccia distrutta, eh. Ma dove cazzo siamo? Perché continuiamo a salire e non scendiamo mai? 1. Ok. Minchia, finito. Ma quanto cazzo è lungo sto giro? Minchia, ma è devastante in moto, eh. Oh, vedo il paddock. Ce l'abbiamo fatta!
finita. Vado a insultare il ragazzo di Red Bull. È tutta colpa vostra. Tutta colpa vostra. Madonna, quanto cappa dura. Quanto ci avete messo? Adesso avete finito? Sì. Porca puttana. Ma non ci sono Red Bull gratis? Oh, grazie, ecco qua. Se noi... Un ringraziamento speciale a Red Bull per averci trattato così bene, veramente. Neanche quando vado al Crankworx abbiamo hotel così belli. Ah, pensavate che avevamo finito di andare in moto, eh? Perché stasera, ragazzi, c'è anche lo Straight Rhythm. Si sfidano in pari su un percorso di enduro artificiale. Stanotte, ragazzi, mi sono girato, rigirato nel letto, ripensando a quello che abbiamo fatto ieri, e mi è venuta in mente solo una domanda: come cazzo ti è venuto in mente di questo percorso? Mi avevano detto l'anno scorso, è stata un po' veloce, un po' facile, ripianifichiamo la cosa. Ho detto pianifichiamola un po' più dura. Ma come cazzo è passato? Quando lo facciamo una roba così insieme? Sti cazzi. Sono curioso di sapere come mai così tanta gente è venuta a vedere proprio questo punto. Io. Perché è quello più difficile. Uno dei punti più spettacolari. In pendenza. Se fai questo passi di antileggenda, diventi. Sei molto hard e poco enduro. Diciamo che è un po' un cazzo a un culo, dai. Viva la fija. Voglio piangere. Assurdo. Ripido. Lasciati andare coi termini. Non essere così fiscale. Pericoloso. Con gli asterischi. No, ma io ti dico, ieri noi abbiamo fatto percorsino quello... Bestemmie su bestemmie, e basta noi. Infatti ho detto, l'enduro non è lo sport della bestemmia. Enduro, hard enduro. La differenza vera è semplicemente la difficoltà del percorso. E nell'enduro cercano di andare più velocemente possibile. Noi dobbiamo andare più velocemente possibile, ma anche in un percorso più difficile possibile. Okay. Quindi è questa forse la differenza. La domanda che mi viene fatta spesso a me nel mio sport è, riesci a vivere della tua disciplina? Cioè, può essere considerato un lavoro? Riesci, se è arrivata al punto che riesce a essere un lavoro? Io ero anch'io tra il 10° e il 15° del mondo e non me lo potevo... Non riuscivo. E quindi poi mi sono inventato anche la Red Bull Aveston e... Con quello riesci a farlo diventare un vero lavoro. Oppure ti devi inventare di fare qualche scuola. Chiaro. O qualcosa del genere. Ma però, evento fighissimo, veramente. Non avevo mai visto una gara di enduro, in particolare di hard enduro. Fighissimo, bellissimo, trasmette delle ottime emozioni, quindi grazie. Complimenti per l'organizzazione, perché è una grazie sbatta. Grazie, soprattutto detto anche da te, mi fa molto piacere, grazie mille. Raga, weekend finito, le moto sono nel furgone. 6:39 per tornare a casa. Gloria a Dio! Sempre siamo dato! Piccolo ringraziamento a Red Bull. L'evento è stato una bomba, ragazzi. È stato fighissimo provare il percorso. Anche se chiaramente avete sentito un po' di censure, perché sapete, cioè, l'agitazione del momento, tutto quello che vuoi. Anche oggi vedere la gara super emozionante. Non pensavo fosse così adrenalinico vedere certi punti e vedere dal vero, far rendere conto dove si può salire con una moto. Un complimento a Michele per aver organizzato chiaramente questo evento, è per sbattersi. Simo, senza di lui non ci sarebbe mai stato, credo, questo evento. Le persone così vanno stimate perché servono allo sport, ma soprattutto portano in Italia sport che senza gli atleti stessi non verrebbero cagati. E invece lui fa l'atleta e adesso si sbatte per portare lo sport e farlo conoscere in Italia. Nota conclusiva: non sono ancora riuscito a grattare la targa in impennata. Ivo il bastardo pochi minuti fa ci è riuscito. È guerra.